Buongiorno e benvenuti al Diario di Papa Francesco, puntata speciale per seguire, come abbiamo evidentemente già fatto, gli auguri di Papa Francesco alla Curia Romana e tra poco, invece in diretta, sempre da stavolta dall'Aula Paolo VI, gli auguri ai dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e dello Stato e della Città del Vaticano. Appuntamenti che proveremo a raccontare insieme a due colleghi amici, Anna Chiara Valle di Famiglia Cristiana e Salvatore Cernuzio di Vatican News. Benvenuti. Intanto Papa Francesco, Anna Chiara, sta regalando dei libri come di consueto. Forse abbiamo intuito almeno uno dei due. Sì, uno dei due dovrebbe essere La vita di Gesù di Tornielli, mentre non riusciamo a vedere la copertina dell'altro. A differenza delle altre volte, il Papa non ha detto, esplicitato il dono. Sì, il suo dono. Però sì, è una consuetudine questo regalo. Salvatore, consuetudine anche questo appuntamento dello scambio di auguri con la Curia Romana. Che tradizione ha ed è sede, lo è stato anche oggi, per discorsi importanti di Papa Francesco. Sì, è un appuntamento che c'è da molti anni, quasi tutti gli ultimi papi lo hanno sempre mantenuto, rintracciamo discorsi di auguri natalizi alla Curia sin dai tempi di Paolo VI, anche negli anni 60, insomma. E con Francesco hanno assunto è diventato un appuntamento cruciale, da quando nel 2014 il Papa parlò delle famose 15 malattie curiali, alcune le ricordiamo, no? L'Alzheimer spirituale, la vanagloria e via dicendo. Ecco, da allora quindi tutti noi giornalisti, ma immagino la Curia stessa e anche tutti i fedeli, prestano molta attenzione a quello che il Papa dirà. E anche perché appunto poi questa tradizione di fare un discorso molto forte, incisivo, l'ha mantenuta, cioè ricordiamo altre espressioni, il chiacchiericcio, gli antibiotici curiali, insomma, devo dire che è un appuntamento molto importante proprio del pontificato, possiamo dire. Quest'anno possiamo aggiungere che il Papa parla a una curia riformata. Ogni anno, insomma, c'era sempre questo cenno a questa riforma della curia. Ricordiamo anche un'altra espressione, quella che riformare la Curia Romana era come voler pulire la Sfinge con uno spazzolino da denti. Ecco, invece quest'anno abbiamo da marzo la Praedicata Evangelium, la Costituzione Apostolica pubblicata e in vigore, e quindi c'è questo dato di novità, che il Papa parla di una curia che già ha visto dei cambiamenti strutturali. Salvatore ha ricordato sia la metafora dello spazzolino e la Sfinge, sia soprattutto quel discorso che ricordiamo tutti delle malattie spirituali. C'è stato un passaggio nel discorso del Papa in cui ha motivato, diciamo così, alcuni momenti di espressione verbale anche piuttosto dure, e ha detto, mi ha colpito molto questo passaggio, Anna Chiara, guardate, io non ho dimenticato la misericordia, ma il nodo è stato le carezze si danno agli affaticati mentre i consolati vanno afflitti. Sì, questo è sempre un appuntamento in cui il Papa bonariamente tira le orecchie. E ricordiamo anche, oltre a quello che diceva Salvatore, ha chiesto più volte, dovete scegliere fra Erode e Gesù, ha parlato della lebbra spirituale, oltre all'Alzheimer, della mondanità, e anche in questo discorso ha invitato a fare un esame di coscienza. A me ha colpito molto il passaggio in cui ricorda che è il figlio del prodigo, quello che si rende conto della distanza dal padre, ma è quello che resta in casa che corre il pericolo maggiore. E dunque è la curia che corre il pericolo maggiore nel potersi ritenere già al sicuro, già nel posto giusto. E questo che al Papa preme sottolineare ogni anno. Dire attenzione, ci dobbiamo convertire ogni giorno. Anche il discorso che ha fatto più volte nelle catechesi del mercoledì e che è tornato anche oggi, attenzione, perché il demonio non è sconfitto educato una volta per sempre, torna in modo educato, torna in modo travestito, e quindi attenzione, non siamo mai al sicuro, siamo sempre in pericolo, e il Papa ha il dovere di ricordare alla curia che
Proviamo a ripercorrere tutto il discorso di Papa Francesco, che sia in testa che in coda ha avuto ovviamente un esplicito riferimento natalizio. Il primo messaggio salvatore è stato quello di tornare all'essenziale. Esatto, questo è un filo conduttore di tanti interventi, di tante catechesi e discorsi di questo pontificato, cioè quello di spogliarsi, da, come ricordava pure Anna Chiara, appunto, da questa mondanità, da queste velleità di potere, dall'autoritarismo, quindi ritornare all'essenziale che è Gesù Cristo. Mi sembra simbolica anche la scelta di regalare questo libro che ripercorre proprio la vita di Gesù, perché quello è il centro del Natale, quello è il centro soprattutto del servizio che la Chiesa rende. Naturalmente il Papa guarda all'attualità, guarda anche alle problematiche, mi colpiva anche il riferimento a questo, a queste anche violenze. Lui parlava naturalmente della violenza più enorme che stiamo vivendo, che è quella in Ucraina, cioè delle armi, dell'orrore che stiamo vivendo in Europa, ma dice c'è anche una violenza che ha magari una minore caratura, ma che è ugualmente devastante, quella violenza verbale, la violenza fisica e psicologica. Quindi anche quello è una cosa di cui bisogna spogliarsi e ritornare all'essenziale, cioè essere servi. Interessante anche, oltre al riferimento sul demonio, che anche quello è una costante comunque delle catechesi del Papa, tra l'altro lo sta reiterando questo concetto del demonio educato, cioè non è quello che si presenta in maniera minacciosa ma entra pian piano subdolamente. E dicevo il riferimento anche alla pratica dell'esame di coscienza e del discernimento, cioè tutte le catechesi del mercoledì dell'udienza generale sono dedicate proprio a questo tema, che tra l'altro sappiamo sono pratiche tipicamente ignaziane, no? Quindi il Papa anche mantiene la sua identità da gesuita, no? E suggerisce proprio due pratiche concrete per ritornare a questo essenziale di cui parla. Senti, quanti sono i membri della Curia Romana? Perché adesso stiamo assistendo al saluto e al regalo di ciascun vescovo. Penso, non vorrei sbagliare, sui 200, ma considerando anche, credo, segretari, sottosegretari, insomma, quindi penso che questi saluti andranno ancora per le lunghe. Il discorso di quest'anno, però, Anna Chiara, come in qualche modo ci suggeriva Salvatore, è stato un discorso prevalentemente spirituale. Il primo passaggio per spiegare anche qual è il percorso di conversione è stato quello di fare prima di tutto memoria del bene, dice Papa Francesco, perché se uno parte con un'idea di conversione soltanto come memoria del male commesso non riesce ad andare avanti. Questo era un po' il senso dell'affermazione del Papa. Sì, certo, la memoria del bene e anche la gratitudine per il bene ricevuto da Dio, questo è il punto essenziale. Da qui poi si parte appunto per l'esame di coscienza, per capire anche come il demonio educato e gentile può insinuarsi anche laddove ci sembra di continuare a fare il bene. E l'altro riferimento importante secondo me è quello alla sinodalità, perché anche questo è un percorso di conversione. L'aveva sottolineato anche lo scorso anno. Quest'anno assume un valore, secondo me, ancora maggiore, visto che lui ha deciso di prolungare di un anno il percorso sinodale, proprio per dar modo alla Chiesa universale e locale di assumere questo stile di Chiesa che ci viene dal Concilio, e non a caso ha ricordato anche l'anniversario di apertura del Concilio. Dei 60 anni. E lì appunto attorno alla sinodalità e al valore storico, ma anche diciamo così presente nella vita oggi della Chiesa, ha messo in evidenza, mi pare, la lezione del Concilio, citando Giovanni XXIII, sul fatto che restare fissi, sembra quasi un paradosso, no? Sì. Restare fissi, fissismo mi pare abbia sì, chiamato, fissismo. Sulla sì. Tradizione rappresenta un'eresia. Sì, perché un conto è la tradizione, un conto è il fissismo. Cioè la tradizione vera è una tradizione che, si potrebbe dire con termini conciliari, rinnova sempre il vaso. Cioè se non c'è questa capacità di rinnovarsi, restando fedeli alla tradizione ma leggendo i segni dei tempi, quindi allora, continuare a comprenderlo, esatto, non smettere, non dire ormai l'ho capito questo Vangelo,
Esatto, è quello che più volte il Papa ha identificato come un cristianesimo da museo. Restare sempre fissi nel ripercorrere gli stessi passi senza avere la capacità di leggere dei tempi che mutano diventa un esercizio che formalmente ci mette a posto, ma nella sostanza invece ci fa perdere. Fissismo che, scusa, posso aggiungere, Gennaro, fa il paio con indietrismo, che è un altro neologismo che il Papa proprio nell'ultimo anno sta usando molto, proprio per indicare questo pit stop, questo punto di blocco praticamente anche nel rinnovamento proprio della stessa Chiesa, che naturalmente è una Chiesa che mantiene la sua tradizione, ma che guarda anche a quelle che sono le istanze, le esigenze che vengono dal mondo. In questo senso a me sembra fondamentale il processo sinodale in corso. Non so quanto sia stato recepito, non so quanto effettivamente dalle diocesi ci sia stata questa spinta. Certamente il documento per la fase continentale che è stato presentato qualche mese fa indica comunque veramente la volontà di dialogare, di avvicinarsi, cioè anche di far vedere quelli che secondo tanti fedeli sono dei limiti o delle cose su cui si potrebbe riflettere. Senti, tu che lavori nei media vaticani, no? Ti faccio due domande. La prima, noi stiamo dando per scontato che tutti sappiano che cos'è la Curia Romana. Spiegacelo tu. La Curia Romana è, possiamo dire con un paragone laico, è la pubblica amministrazione della Santa Sede. Di fatto praticamente sono gli uffici che coadiuvano il Papa nel governo della Chiesa universale, perché distinguiamo la Santa Sede dallo Stato, certamente, e questa, la Curia Romana soprattutto ha ogni dicastero. Abbiamo visto con la Praedicata Evangelium, la nuova Costituzione, che quelli che erano pontifici, consigli, congregazione, ormai sono tutti dicasteri, ogni ufficio, ecco, diciamo, insomma, e della Curia Romana si occupa di un particolare tema, quindi c'è la cultura e l'educazione, il dialogo interreligioso. Il Papa ha aggiunto anche il Dicastero della Carità, l'ex elemosineria apostolica, e il Dicastero per l'evangelizzazione, che ha accorpato due propaganda fide, e il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Tra l'altro, ricordiamo, nella Praedicata Evangelium è il primo della lista, sempre per questa volontà del Papa di, quello che dicevamo prima, no? Ritornare all'essenziale, cioè al portare il Vangelo, annunciare il Vangelo al mondo, anche nella pratica, cioè nelle opere, in quello che la Curia Romana, nel lavoro che sembra ministeriale, ma che comunque ha un obiettivo diverso. Senti, tu questo lavoro della Curia lo vedi da vicino, la Praedicata Evangelium, quindi questo atto di riforma della Curia di Papa Francesco, è entrata in vigore da pochi mesi. Al di là delle notazioni giuridico-pastorali, perché quando si parla di riforma della Chiesa c'entrano sempre tutte e due queste dimensioni, che cosa ti sembra cambiato? Diciamo che la Praedicata Evangelium è stato il frutto di un lavoro che comunque era iniziato dal 2013 con l'istituzione del Consiglio dei Cardinali, prima C8, C9, insomma, poi abbiamo visto vari cambiamenti, e quindi in questi quasi 10 anni cambiamenti già ce n'erano stati tanti. Avevamo visto appunto l'accorpamento di alcuni dicasteri, laici, famiglia e vita, lo sviluppo integrale. Quindi di fatto strutturalmente è cambiato poco, ma nel senso che non abbiamo visto grandi rivoluzioni, perché il Papa, lui stesso l'ha detto, le ha diluite nel corso di questi anni di pontificato. E cambia il volto, credo, della Curia, e questo lo raccontavano anche alcuni cardinali che hanno partecipato alla riunione di fine agosto, prima del Concistoro con i nuovi cardinali, e proprio dedicato ad una riflessione ampia sulla Praedicata Evangelium, anche per capire di che si tratta, perché naturalmente abbiamo cardinali che vengono dalle isole Tonga, insomma da posti lontanissimi, che poco hanno a che fare con la Curia. Il Papa li ha richiamati tutti appunto per spiegare di che si tratta, e quello che è sembrato, almeno così raccontavano gli stessi porporati che hanno partecipato, quello che sembrava il risultato più evidente è il fatto che c'è una Curia che non è più romanocentrica, ma che si apre al mondo e che di fatto si mette in dialogo anche con le chiese locali. Questo rientra sempre nell'ambito di quella sinodalità per la quale il Papa insiste. Quindi una Curia che si interroga anche su quelle che non sono solo le dinamiche romane strettamente legate alla Santa Sede, ma anche a quello che ad esempio succede in Amazzonia. E questo lo diceva, mi ricordo,
il nuovo cardinale. Una chiesa più cattolica, più universale. lo dici tu. Se posso aggiungere, anche con una immissione di laici, uomini e donne, che la rendono ancora di più sinodale, ci sono tutti gli elementi del popolo di Dio, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista appunto ecclesiale. Umano. Senti, un altro passaggio, Anna Chiara, molto importante, è quello in cui il Papa ha affrontato gli scandali che colpiscono e hanno colpito la Chiesa. Non ha citato espressamente gli scandali legati alla questione, alla piaga della pedofilia, evidentemente non si riferiva soltanto a quello, però ha detto delle cose molto precise: denunciare non basta, e ha proposto un atteggiamento di vigilanza, ha detto. Sì, questo atteggiamento di vigilanza è da tempo che il Papa lo propone. Parla di scandali, non solo quelli degli abusi su cui lui si è molto battuto e continua a battersi, ma, e questo l'ha sottolineato più volte, anche lo scandalo dell'abuso di potere è un'espressione che il Papa ha usato più volte. Come radice di tutti i mali che genera poi anche gli abusi, anche la pedofilia, anche il resto. E bisogna avere questo atteggiamento di vigilanza e poi di riparazione. È un altro termine che spesso il Papa ha usato, perché non basta appunto denunciare, non basta denunciare alle autorità civili, serve, è necessario, ma è necessario fare pulizia, e per fare pulizia bisogna essere attenti. Fare esame di coscienza, ha detto. Sì, esame di coscienza, questo appunto, come ricordava anche Salvatore, in tutte le catechesi che sono dedicate in questo periodo al discernimento, il Papa dice facciamo l'esame di coscienza, cioè alla fine della giornata interrogarsi su che cosa è entrato nel nostro cuore. E l'esame di coscienza Papa Francesco l'ha orientato contro un rischio che evidentemente lui sente molto forte nella Chiesa, perché ne parla sempre, e non è un neologismo stavolta, ma è una parola molto precisa: la rigidità che ha sostanzialmente identificato con lo stesso demonio nel passaggio del discorso di oggi. Sì, molti detrattori hanno sempre interpretato questa parola, questa accusa della rigidità, come un non voler essere progressista, cioè quindi accusare chi invece è un tradizionalista, quando il Papa parla di una rigidità spirituale che è molto più profondo come concetto, cioè la rigidità che non ti fa vedere neanche quello di cui parlava Anna Chiara, laddove c'è lo scandalo. Che purtroppo tante volte abbiamo assistito, il caso degli abusi sessuali insegnano anche a questo sistema di ipocrisia, di copertura, di poca trasparenza, proprio in virtù di questa rigidità, che significa anche il voler tutelare quella che è un'immagine esterna, insomma. Quindi il Papa anche in questo, secondo me, è molto interessante, andrebbe studiato l'antidoto, diciamo, a questa rigidità è la conversione. Cioè, in tutto questo discorso il Papa parla proprio, penso che il concetto principale del discorso sia quello di convertirsi, cioè di cambiare, di aprirsi, di vedere le cose che non vanno, diciamolo molto più semplicemente. No, è una rigidità poi che porta anche ad una superbia, esatto, all'idea di essere migliori degli altri. L'esempio di Madre Angelica e delle monache di Port Royal che il Papa ha portato, no, pure come angeli. Possiamo vedere un attimo le immagini come diretta dal Vaticano? Scusami, Anna Chiara. C'è stata, diciamo così, una fotografia adesso. Chi erano i prelati che hanno fatto la fotografia col Papa, Salvatore? Sei stato un gruppo preciso? Ho visto solo Padre Sapienza, che è il reggente della Casa Pontificia, gli altri già si stavano... osservavo prima un dato curioso: c'è stata una fila di
giacche, cravatte e di gonne, cioè nel senso quello che dicevamo prima di questi laici che adesso appunto operano in curia. Vi ho visto tutta, soprattutto il Dicastero per la comunicazione, insomma ne ha tanti, ma anche sì, anche la famiglia. Anche la famiglia, sì, infatti abbiamo visto le due sottosegretarie. Sì, era interessante vedere, insomma, dalle filettate passare agli uomini in giacca e cravatta. Senti, tra poco invece chi sono questi dipendenti che il programma li distingue in dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e della Città del Vaticano? Sì, sono tutte le persone che lavorano. Tra l'altro il Papa in questo momento credo stia per recarsi, stia lasciando l'aula della benedizione dove è avvenuto l'incontro che abbiamo assistito, per raggiungere l'aula Paolo VI, sede appunto del secondo appuntamento di questa mattina. Sì, sono due appuntamenti che sempre capitano, tra l'altro sempre il 21 e il 22 dicembre, sempre insieme. E sono di fatto tutte le persone, cioè dai cosiddetti sanpietrini ai commessi dei magazzini. Che sono i sanpietrini? Per noi i sanpietrini sono le mattonelle tipiche della pavimentazione romana. Sono quegli uomini, per lo più ragazzi, che si occupano appunto della cura della basilica, del flusso dei turisti, della manutenzione, insomma questi in gergo vengono chiamati così, sanpietrini. Facciamo una piccolissima pausa, poi torneremo tra poco con le immagini in diretta dall'aula Paolo VI per assistere proprio all'incontro tra il Papa e i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato della Città del Vaticano, per il tradizionale scambio di auguri. Ci vediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta per seguire questa giornata che è uno scambio di auguri tra Papa Francesco, il primo scambio già avvenuto appunto tra Papa Francesco e la Curia Romana. Tra pochissimo invece vedremo il Papa in aula Paolo VI per augurare buon Natale ai dipendenti della Curia Romana, del Vaticano e del Governatorato. Uno spazio importante, Anna Chiara, l'ha avuto naturalmente il discorso sulla pace. Abbiamo sentito parole precise di Papa Francesco. Il primo punto naturalmente è stato ribadire l'estraneità della religione con la cultura dei conflitti, con quella della guerra. Sì, questo è un tema. Non deve prestarsi ad alimentare conflitti, questa sì, l'espressione. Questo è un tema portante del pontificato di Papa Francesco fin dalla sua elezione, quindi ancor prima della guerra in Ucraina. Il Papa ha sempre ribadito questa estraneità, ha cercato sia nell'alleanza con Bartolomeo che poi con la Fratelli Tutti di chiamare le religioni a una presa di coscienza e anche ad una comunicazione precisa ai propri fedeli, cioè Dio non ha nulla a che fare con la religione. Questo è anche un punto di non accordo con Kirill, che invece sta ammantando l'invasione russa anche di significati religiosi. Il Papa è tornato appunto sul tema della pace e della guerra e ha ribadito che nel cercare la pace non si deve cercare solo l'assenza di guerra ma anche una riconciliazione. Ha parlato di perdono e di una giustizia che non può e non deve essere vendetta. Cioè la pace è un tema molto profondo e non riguarda soltanto il far tacere le armi, è qualcosa in più, è qualcosa che supera il conflitto per arrivare appunto ad una riconciliazione che sia un riconoscimento pieno dell'umanità degli uni e degli altri. Quelle che stiamo vedendo sono le immagini dell'incontro che è già avvenuto. Salvatore, prima di ritornare sul tema della guerra, qui l'abbraccio con il decano del collegio cardinalizio, il cardinal Re, che ha aperto l'incontro con un indirizzo di saluto a Papa Francesco. Una notazione: abbiamo visto il Papa fare tutto sommato un lungo tragitto a piedi, è stato portato fin sulla soglia dell'aula delle benedizioni sulla sedia a rotelle e poi ha camminato
mi viene a dire piuttosto bene rispetto anche alle ultime uscite. Quali sono le notizie che abbiamo sulle condizioni di salute, in particolare del ginocchio di Papa Francesco? Le notizie le abbiamo sempre da lui direttamente, perché sappiamo che sulla salute è molto riservato il Papa, e nella recente intervista al quotidiano spagnolo ABC è lui stesso ad aver parlato appunto di questo ginocchio dolorante che però sta migliorando. Lui dice: è stata una buona idea non operarmi, ha detto questo. Sappiamo, in tanti sono stati addirittura, mi sembra fossero arrivate addirittura delle proposte dai medici dell'NBA che dicevano che erano disposti a operare. Lui invece ha sempre resistito e ha affrontato diverse terapie che evidentemente hanno portato dei miglioramenti. Comunque lo vedevamo già in alcuni viaggi apostolici, cioè c'è stato veramente un miglioramento evidente. E poi appunto, come osservavi tu stesso, vediamo alzarsi dalla sedia, non riesce ancora a fare lunghi tragitti naturalmente, ma questo è anche un discorso legato all'età, insomma. Comunque, come mi piace sempre ricordare quando si parla della salute del Papa, quella che è la sua stessa espressione, che si governa con il cervello e non con il ginocchio. Questo penso che lo dobbiamo tenere sempre a mente, perché lo vediamo appunto che la testa è assolutamente molto funzionante, insomma. A proposito di no al conflitto, alla guerra, e qual è lo spirito del Natale, è stata molto bella la citazione che Francesco ha fatto di Bonhoeffer. Sì, il Papa appunto ha ripreso le citazioni del pastore protestante, ricordiamo, ucciso nel campo, martire del nazismo. Martire del nazismo. Il Papa ricorda sempre quali sono stati i frutti della guerra e anche quale deve essere la disposizione dei credenti, non solo dei cattolici, ma dei cristiani di fronte a questi conflitti. Quindi sempre il superamento del conflitto, ripeto, con il riconoscimento dell'altro, dell'umanità. E a proposito ancora, Salvatore, della cultura della pace, Papa Francesco, pur a fronte di un impegno della Curia Romana, della Segreteria di Stato sul versante diplomatico, ha ricordato a ciascuno di noi che ogni pace, ognuno può essere artigiano della pace, per dirla con parole sue, ed è qualcosa che parte sempre dal cuore dell'uomo, anche di chi si trova qui in curia e che magari è completamente estraneo a quello che accade in Ucraina o in altre aree del pianeta. Certo, lo stiamo vedendo anche negli ultimi interventi, che il Papa proprio in vista del Natale sta chiedendo dei piccoli gesti concreti. Scusa un attimo, Salvatore, perché queste immagini invece sono in diretta, ritengo che arrivino dall'aula Paolo VI. Paolo VI, il che significa che Papa Francesco sta per fare il suo ingresso, però puoi continuare intanto. Sì, dicevo che appunto il Papa sta chiedendo piccoli gesti a tutti i fedeli in vista del Natale. Non tutti possiamo essere mediatori politici, non tutti abbiamo le risorse magari per inviare degli aiuti in Ucraina, però ognuno di noi, a cominciare dalla preghiera ma anche con altre piccole azioni, può dare un contributo alla pace. Ultimamente il Papa ha parlato anche quello, ha detto proprio una cosa molto concreta, cioè spendere meno a Natale proprio per stare in comunione con questi fratelli al buio, al freddo. Io tra l'altro sono stato 2 settimane fa in Ucraina con un viaggio organizzato dalle ambasciate di Polonia e Ucraina presso la Santa Sede, eravamo 5 giornalisti e abbiamo veramente visto con gli occhi e toccato con mano quello che è la realtà drammatica di queste persone, cioè di gente con una temperatura meno 4 gradi percepita meno 10 e senza riscaldamenti, con la città mezza al buio, da una parte buia, dall'altra con una luce fioca magari data dai generatori. E questo parliamo della capitale Kiev, per non andare appunto a Kharkiv, dove ci siamo recati negli ultimi giorni del viaggio, dove è una città totalmente abbandonata, città fantasma, senza luce. Ecco, quindi il Papa dice: non viviamo come se nulla fosse. Ripeto, magari uno non può fare il grande gesto, però può fare il piccolo gesto. Cioè anche cristianamente, insomma, quello di vivere una comunione a distanza
a cominciare, ripeto, dal spendere meno, dal sentirsi vicini a queste persone che hanno perso tutto. L'incontro con i profughi è stato qualcosa di straziante, soprattutto per i bambini. Ieri all'udienza generale il Papa parlava di questi bambini che hanno perso il sorriso. Lo abbiamo visto veramente con gli occhi, eravamo a Rzeszów, in una cittadina al confine della Polonia, pur essendo stretti alle loro mamme, abbiamo portato anche noi come delegazione, abbiamo portato le buste di cioccolatini per la festa di San Nicola. Non voglio essere melodrammatico, ma davvero, cioè, su 10 bambine solo 2 hanno sorriso e ringraziato, gli altri hanno gli occhi spenti, e questo è il vero dramma, cioè di gente che, lo diceva pure ieri un salesiano che ha intervistato una collega ucraina di Vatican News, diceva, cioè, anche con questi isolamenti forzati, questo stress continuo di rifugiarsi, di scappare, di cambiare casa, cioè abbiamo dei bambini depressi. E questo, penso, il dramma umanitario è enorme. Politicamente si può dire di tutto, si possono fare 1000 interpretazioni anche su quello che dice il Papa e via dicendo, ma a livello umanitario veramente stiamo vivendo una tragedia infinita. Sì, e poi riprendendo anche le parole di Bonefro, no? Che parla del Natale dalla prigione dove è detenuta, e ricorda che Gesù è nato nella stalla, non nell'albergo, quindi è nato nelle situazioni di difficoltà, e riprendendo le parole del Papa, noi possiamo andare incontro a queste situazioni di difficoltà anche semplicemente rinunciando o diminuendo, come ha chiesto lo stesso Papa, lo spreco o i grandi doni di Natale, e mettere magari sotto l'albero una maglia termica da spedire o da far spedire in Ucraina, dove appunto si sta soffrendo il freddo a temperature per noi inimmaginabili. Papa infatti cita anche Don Tonino Bello, sì. È una figura che penso sta a cuore a tanti di noi, che parlava appunto di affliggere i deboli, quelli che sono di carezzare gli afflitti. Più deboli, gli afflitti, esatto, sì, che appunto è un piccolo gesto, ma è tantissimo. Noi, ripeto, mi rifaccio sempre a questa esperienza perché è recente, di 2 settimane fa, del viaggio. Vedere cioè queste persone ci dicevano già il fatto che voi ci state dando retta, che ci permettete di parlare della nostra storia. Abbiamo parlato anche con gente in treno, cioè in 10 ore di viaggio a incontrare persone. Già il fatto che ognuno possa esprimere quelle che sono le sue difficoltà, quello che ha vissuto, che sta vivendo, è già qualcosa. Questo ce lo raccontava anche in diretta al diario di Papa Francesco Mira della Caritas, una dei responsabili della Caritas Spes Ucraina, che ci raccontava di quanto era stato importante quell'episodio citato anche dal Cardinal Re, le lacrime di Papa Francesco nel giorno dell'Immacolata, quanto a loro, oltre ai generi di prima necessità di cui evidentemente continuano ad avere bisogno, coperte, medicine, cibo, su tutto, si fossero sentiti confortati da questa vicinanza così trasmessa, questa empatia così evidente. Sì, ma credo che anche tutti noi che conosciamo qualche persona ucraina in Italia, no? Sono tantissime le persone che anche solo fanno le pulizie, fanno le badanti, vivono in Italia da tanti anni, e parlando con loro c'è proprio questo senso di vicinanza che vogliono sentire. Una persona che conosco mi diceva: io ho paura che gli italiani possano dimenticarci. Dopo il momento di grande solidarietà, tutti siete andati a portare dei pacchi nelle parrocchie da spedire, però abbiamo paura che con il tempo questa attenzione possa diminuire, e anche chi vive in Italia da molti anni ma ha le famiglie in Ucraina non passerà un buon Natale. Che sia cattolico, che sia ortodosso, non passerà un buon Natale, perché avrà il cuore sempre al pensiero di cosa può succedere alla propria famiglia in Ucraina. Ecco, anche restando in Italia, non avendo la possibilità concreta di andare in Ucraina, però possiamo fare questo gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti degli ucraini che conosciamo in Italia. E se posso aggiungere, c'è anche una profonda spaccatura che vive questa popolazione, anche quella della lontananza dalla propria terra. Hanno un senso della patria, della nazione, che è veramente qualcosa che forse noi non comprendiamo fino in fondo.
Io conosco, come dice Anna Chiara, ognuno di noi ha un contatto dell'Ucraina, conosco una ragazza, si chiama Natalia, sta da 12 anni qui a Roma a lavorare, il figlio va a scuola. Lei diceva: io ancora qui non mi sento a casa. E mi veniva in mente anche quando appunto siamo andati a Kharkiv e poi da lì a Izium, abbiamo dormito in un albergo abbandonato da una coppia perché erano stati bombardati, e lo gestiva, per modo di dire, cioè alloggiava una ragazza, Tina, insieme alla figlia. Lei era scappata a marzo, era venuta qui a Roma e poi da lì a Rieti, da qui a Rieti. Aveva trovato anche lavoro. Un mese fa è ritornata a Kharkiv, gli abbiamo chiesto: ma perché? E lei dice: perché mi manca l'Ucraina. Lei non ha casa, vive in un albergo, dorme su un divano, abitava in un grattacielo al nono piano che è stato spaccato a metà da un missile, è voluta tornare con la figlia. Perché? Perché mi manca l'Ucraina. Quindi capiamo come questo legame con la terra è qualcosa che forse a noi neanche troppo ci appartiene, perché spesso la critichiamo, anche le nostre città, la nostra nazione. Invece per l'Ucraina vivere anche il Natale lontano da questo non è solo il discorso della casa, della famiglia divisa, c'è anche proprio un ambiente che manca. Senti, Anna Chiara, il tema del Natale ha aperto e chiuso il discorso di Papa Francesco con il filo rosso del tema della conversione. E mi ha colpito molto un'espressione che le ho usato, che ho trovato bellissima, quando ha detto che si diventa santi per tentativi. Sì, la santità non è data una volta per sempre e bisogna riconoscere non solo i limiti... Non è senza errore, non è senza peccato. Esatto, non solo i limiti altrui, ma anche i propri limiti, le proprie cadute. Il famoso esame di coscienza ci aiuta a capire dove sono state le nostre cadute, ma anche a chiedere un aiuto per rialzarci. E nella catechesi del mercoledì, l'ultima, ha ricordato anche l'importanza di invocare lo Spirito Santo, cioè questo sconosciuto. Ha raccontato anche l'episodio di una sua catechesi con dei bambini, quando ha chiesto: chi di voi sa chi è lo Spirito Santo? Un bambino disse: lo so io, è un paralitico. Ecco, il Papa diceva: abituiamoci a non considerare lo Spirito Santo un paralitico, ma invece a invocarlo per questa conversione che appunto ci fa capire i nostri limiti e da lì però ci dà la spinta per andare avanti e costruire qualcosa di buono, sempre con la vigilanza. E poi sempre nel finale del discorso Anna Chiara ha usato un'espressione dicendo che è un'eresia, che mi ha ricordato invece ben altra espressione che era il suo desiderio di chiesa, vale a dire, ha detto: una chiesa pura per i puri è un'eresia. E questo mi fa risuonare, cambiando poche lettere, al desiderio di una chiesa povera per i poveri e non pura per i puri. Certo, una chiesa pura per i puri è una chiesa che esclude, è una chiesa anche che diventa superba e dunque paradossalmente impura. È solo una chiesa povera per i poveri che diventa una chiesa pura per tutti. E se posso aggiungere una cosa, dato che appunto noi vaticanisti che seguiamo ogni giorno l'attività del Papa, si aprono mille link come nelle pagine web ogni volta che appunto il Papa parla. A me ha ricordato un discorso ai vescovi degli Stati Uniti nel suo viaggio, se non ricordo male era 2015, sì. Dove praticamente lui parlava della figura di San Pietro e diceva che è stato crocifisso a testa in giù perché quello che doveva risaltare erano i piedi, che erano la cosa che, cioè la parte del corpo che Cristo gli ha lavato, mentre con il capo lui ha peccato. Quindi questo concetto di santità del Papa è molto bello, molto profondo. Cioè il discorso, si può dire che lui avrebbe voluto che Cristo gli lavasse anche il capo, come racconta il Vangelo. Ma... Sì, no, però dico, cioè, la parte pura era quella lavata da Cristo. Cioè, il concetto di santità che parte da una grazia, che è la grazia del perdono, perché noi di base siamo tutti limitati, deboli, peccatori, e questa santità è una grazia che Dio ti concede. Cioè questo secondo me è molto interessante. E poi ripeto, sì, con quello che diceva appunto Anna Chiara, cioè non è una cosa per eletti, non è un aspetto escludente. Senti, invece abbiamo adesso analizzato e ripercorso tutto il discorso di Papa Francesco, abbiamo detto un discorso che si è sviluppato lungo due binari, uno
sicuramente, diciamo, di tipo spirituale, un altro anche con delle note pastorali di vita, di governo della Chiesa, di questioni precise, di questioni internazionali come il tema della pace. Di altro taglio è il discorso che sta invece per cominciare. Che cosa ci possiamo aspettare da qui? Solitamente sono discorsi... Senti, facciamo una cosa, andiamo subito in pubblicità perché sta per cominciare il discorso, mi rispondi subito dopo. Va bene. Di nuovo in diretta, proprio nel momento in cui il Papa è entrato in aula, Paolo VI per gli auguri ai dipendenti della Curia Romana, della Città del Vaticano e del Governatorato. Dunque lasciamo la linea alla diretta. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Grazie di essere venuti a questo appuntamento in cui ci scandiamo gli auguri per il Santo Natale. Prima di tutto dobbiamo ringraziare il Signore perché con il suo aiuto abbiamo superato la fase critica della pandemia. Non dimentichiamo, quando eravamo nella chiusura dicevamo chissà come sarà quando saremo liberi di muoverci, di incontrarci e così via. Poi appena le cose cambiano succede che perdiamo la memoria e andiamo avanti come se niente fosse stato. E magari nemmeno ringraziamo il Signore. Questo non è cristiano e non è neppure umano. No, vogliamo ringraziare perché abbiamo potuto riprendere a lavorare e anche cercando di superare certi problemi più o meno grandi che si erano creati nel periodo più difficile. Riprendere è un lavoro che dobbiamo fare tutti, no? Non dobbiamo dimenticare perché il lungo periodo di pandemia ha lasciato dei segni, non solo conseguenze materiali, economiche, ha lasciato anche segni nella vita delle persone, nelle relazioni, nella serenità delle famiglie. E per questo oggi io vi auguro soprattutto serenità. Serenità per ciascuno di voi, per le vostre famiglie. Serenità non vuol dire che tutto va bene, no. Che non ci sono dei problemi, difficoltà, non vuol dire quello. Ce lo dimostra la Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Possiamo immaginare quando arrivarono a Betlemme, la Madonna cominciava a sentire i dolori. Giuseppe non sapeva dove andare, bussava tante porte, ma non c'era posto. Eppure nel cuore di Maria e Giuseppe c'era una serenità di fondo, che veniva proprio da Dio, veniva dalla consapevolezza di essere nella sua volontà, di cercarla insieme, nella preghiera, nell'amore reciproco. Questo vi auguro, che ciascuno di voi abbia fede in Dio e che nelle famiglie ci sia semplicità di affidarsi al suo aiuto, di pregarlo, di ringraziarlo. Vorrei augurare serenità in particolare ai vostri figli, ai ragazzi e alle ragazze, perché loro hanno risentito molto della chiusura, hanno accumulato parecchie tensioni. È normale, è inevitabile, però non bisogna far finta di niente. Bisogna riflettere, cercare di capire perché uscire migliori dalla crisi non avviene per magia. Bisogna lavorare su di sé con calma, con pazienza.
Anche i ragazzi possono farlo, naturalmente con l'aiuto dei genitori e a volte di altre persone, ma è importante che loro stessi siano consapevoli che le crisi sono passaggi di crescita e richiedono un lavoro su se stessi. Questo è il primo augurio che mi viene in mente partendo dalla pandemia. Vi auguro serenità nel cuore, nei rapporti familiari, nel lavoro, serenità. Il secondo è questo: siamo testimoni artigiani di pace. In questo momento della storia del mondo siamo chiamati a sentire più forte la responsabilità di fare ciascuno la propria parte per costruire la pace. E questo ha un significato particolare per noi che viviamo e lavoriamo nella Città del Vaticano. Non perché questo piccolissimo Stato, il più piccolo del mondo, abbia un peso specifico speciale. Non per questo, ma perché noi abbiamo come capo e maestro il Signore Gesù, il quale ci chiama a unire il nostro umile impegno quotidiano alla sua opera di riconciliazione e di pace. A partire dall'ambiente in cui viviamo, dai rapporti con i nostri colleghi, da come affrontiamo l'incomprensione e i conflitti che possono nascere sul lavoro, oppure a casa, nell'ambito familiare, anche con gli amici o in parrocchia. E lì noi possiamo essere concretamente testimoni e artigiani di pace, seminare pace. E come? Per esempio, evitando di parlare male degli altri dietro le spalle. Se noi facessimo questo soltanto, saremmo creatori di pace dappertutto. Se c'è qualcosa che non va, parliamone direttamente con la persona interessata, con rispetto, con franchezza, siamo coraggiosi. Non facciamo finta di niente per poi parlare di lui o di lei con altre persone. Cerchiamo di essere sinceri, onesti. Facciamo la prova, vediamo che questo andrà bene. Cari sorelle, cari fratelli, porgo i migliori auguri a voi e ai vostri cari. Salutate da parte mia ai vostri bambini e ai vostri anziani a casa. Loro sono il tesoro della famiglia, tesoro della società. E vi ringrazio per tutto quello che fate qui dentro, per il vostro lavoro e anche per la vostra pazienza dalle volte, perché so che ci sono situazioni nella quale voi esercitate la pazienza. Grazie di quello. Tutti noi dobbiamo andare avanti con pazienza, con gioia. Ringraziamo il Signore che ci dia questa grazia del lavoro, ma custodire il lavoro e anche farlo con dignità. No? Grazie di questo, grazie di questo che voi fate qui dentro. Senza di voi questo non andrebbe. Grazie davvero. Vi benedico tutti di cuore e vi chiedo per favore di pregare per me. Buon Natale a tutti. Domino Hoviscum. In nome Domini Benedictum, aiutare il nostro in nome Domini. Benedica vos, Omnipotenteus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus. Adesso io andrò al presepio e tutti insieme pregheremo la Madonna, un'Ave Maria, chiedendo per le nostre famiglie la sua benedizione. Lo facciamo insieme lì.
Adesso vediamo appunto Papa Francesco, come annunciato, recarsi al presepio che è presente in aula Paolo VI, lo vedete già inquadrato per questo momento di preghiera mariana che noi vivremo con lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, prega per noi, adesso e nell'ora. Amen. Dunque si sono conclusi questi due incontri augurali che hanno segnato la mattina di Papa Francesco. Questo Salvatore, come di consueto, ha avuto decisamente un sapore familiare, non solo perché i dipendenti erano presenti anche appunto con il componenti delle proprie famiglie, ma proprio per tutto il tono del discorso che si è concluso con una citazione quasi da Giovanni XXIII di Discorso alla Luna, di dare una carezza del Papa ai bambini. Sì, anche a me ha ricordato quel momento, in effetti. E sempre questi discorsi, lo stavo per dire prima, poi il Papa ci ha anticipato, e sempre questi discorsi hanno un tono molto personale, molto familiare, come dicevi tu stesso. Mi ricordo in particolare che era stato molto importante questo discorso nel 2020, quando, investiti tutti dalla pandemia di Covid e dalle sue conseguenze, insomma, con una disoccupazione crescente, insomma, il Papa aveva rassicurato i dipendenti dicendo che non avrebbero perso né il posto di lavoro né lo stipendio. E anche adesso abbiamo visto un riferimento simile nella linea di un'attenzione del Papa alle situazioni reali, quando diceva questa virtù della pazienza. Evidentemente, che è un fuoritesto, peraltro. È un fuoritesto, sì, il Papa ha parlato a braccio, evidentemente quando parla a braccio vuol dire che vuole proprio fare un inciso su un aspetto, una situazione. Evidentemente questo dice il fatto che il Papa è informato anche di quelle che naturalmente sono anche le piccole forse situazioni negli uffici, e non ha voluto far mancare il suo incoraggiamento. Mi colpiva anche un altro passaggio, che era quello del lavoro svolto con dignità. Ecco, questo è il tema del lavoro, sappiamo che è caro al Papa, ha fatto un discorso molto importante recentemente alla CGIL, dove parlava anche delle difficoltà del lavoro, quindi mi sembra un riferimento significativo. Sì, questo discorso della dignità del lavoro l'ha ripreso anche in molti dei viaggi che ha fatto in Italia. Io ricordo in particolare la visita a Campobasso, dove parlò proprio della dignità del lavoro e del lavoro che non deve essere il pane, che non deve essere carità, cioè il pane va conquistato con il lavoro, è quello che dà la dignità all'uomo, non la semplice elemosina. E l'unica, per usare parole di Salvatore, tirata d'orecchie dentro il discorso della costruzione della pace è stato il consueto, potremmo dire, passaggio sulle chiacchiere, quando dice evitate di parlare male gli uni degli altri dietro le spalle. Sì, senza il chiacchiericcio, senza questo chiacchiericcio ci sarebbe molta più pace. Ha fatto però anche un'altra piccola tirata d'orecchie all'inizio, ed è quello della mancanza di memoria, parlando della pandemia. Detto, ci ricordiamo tutti in che momento abbiamo vissuto, però poi quando ne siamo usciti, siamo tornati ad abbracciarci, siamo tornati a vivere come prima, dimenticandoci a volte di ringraziare Dio per questo. E l'altro tema è stato quello che richiamava in fondo un po' la custodia e la vigilanza che avevamo sentito nel discorso immediatamente precedente, il discorso che ha fatto sulla serenità. Sì, e lì
ha parlato anche ai ragazzi, ai giovani, quindi c'è un'attenzione anche non solo proprio ai dipendenti stessi, ma alle famiglie con i loro figli inclusi. E questo naturalmente è un tema di grande attualità, perché tra la pandemia e la guerra alle nostre porte ci siamo tutti molto instabili, molto impauriti. Quindi da parte del Papa evidentemente ci vuole essere anche un messaggio, almeno per questo Natale, una tregua, auspichiamo tutti una tregua anche con le armi, con gli attacchi che ci sono in Ucraina, ma veramente ognuno di noi credo che per questo Natale abbia bisogno anche di una tregua nel cuore. Sì, è poi importante che appunto si sia rivolto ai ragazzi chiedendo loro di vedere questi passaggi critici anche come passaggi di crescita. Io credo che sia una cosa di cui molti ragazzi sono consapevoli. Con Famiglia Cristiana abbiamo recentemente fatto proprio un servizio che uscirà nel primo numero di Natale sui giovani e la pace, e intervistandoli, chiedendo anche come avessero vissuto il momento del lockdown, della pandemia, molti di loro hanno usato il termine rinascita. È stato un momento in cui abbiamo avuto a che fare con noi stessi e quindi abbiamo potuto scavare e capire quali sono le cose davvero importanti e ripartire, pur nell'ansia, pur negli attacchi di panico, pur nella difficoltà di non vedere i nostri amici. Però è stato un momento in cui ci siamo riappropriati di noi stessi, abbiamo fatto uno scatto di maturità. Ecco, il Papa incoraggia questi giovani in questo cammino. Io penso che valga poi l'assunto che comunque da una crisi si esce diversi, o migliori o peggiori. Il Covid non l'abbiamo pienamente superato, ma abbiamo visto veramente delle profonde mutazioni. Il Papa lo ricordava anche nel recente messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, quanto è cambiato il mondo, il lavoro, la famiglia, le dinamiche sociali. E per questi ragazzi naturalmente la preoccupazione è alta. Io penso anche ai miei figli, insomma, che sono ancora piccoli, tutto quello che recepiscono dalla scuola, dai media. Cioè, per dire, la mia terza figlia ha conosciuto un mondo già con il Covid e adesso con la guerra. Quindi veramente bisogna accompagnarli in questa fase, accompagnarli per farli uscire migliori, speriamo. Sì, e soprattutto sereni, come ha ricordato. E soprattutto assolutamente sereni. Sì. E questo si fa a patto di custodire la memoria, però, ha detto Papa Francesco. Sì, di custodire la memoria e anche di guardare alla famiglia di Nazareth, perché la serenità non è data dalle condizioni esterne. Il Papa ha ricordato che Maria aveva le doglie e Giuseppe cercava una casa che non si trovava. Quindi in una condizione di estrema precarietà, però questa famiglia custodiva la serenità. Quindi la serenità è data da un atteggiamento che si ha di fronte alle difficoltà. Senti, dice anche il ritornare all'essenziale, ecco quello che abbiamo detto all'inizio. Io penso che sia una frase chiave in generale di questi discorsi, di questa giornata. Ritornare all'essenziale in un caso del genere, in un mondo un po' impazzito come quello attuale, è veramente guardare anche al cielo, guardare a Dio che è padrone della vita, della morte. Quindi questo può essere sicuramente, la fede può essere un modo per aiutare, uno strumento per aiutare anche queste nuove generazioni. Eh sì, d'altra parte anche ieri il Papa ricordava che bisogna avere un rapporto particolare con il crocifisso. Sì. Cioè essere fermi nel guardare il crocifisso, che ci apre la porta della risurrezione. Solo in questo modo si riesce a mantenere appunto la propria serenità e si riesce anche a scrutarsi e instaurare una relazione con il Signore diversa da quella che uno immagina con il Dio giudicante e onnipotente, ma un Dio in qualche modo debole, compassione e tenerezza, ha detto ieri, compassione e tenerezza, proprio le due l'immagine con cui dovremmo davvero imparare a guardare il crocifisso. Intanto continuano i saluti. Io vorrei fare un salto avanti con te, Salvatore, perché tu sei tornato da poco, hai fatto visita ai paesi che saranno luogo, destinazione del prossimo viaggio di Papa Francesco, vale a dire Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, viaggio previsto a fine mese prossimo. Sì, sono stato a inizio luglio con il cardinale Parolin,
che ero l'unico giornalista al seguito che è andato a portare, e mi è piaciuto il fatto che in ogni occasione, che sia l'incontro istituzionale ma anche con i semplici fedeli, Parolin ha ripetuto sempre questa frase: non sono venuto in sostituzione del Papa, ma vengo ad anticipare, come Giovanni Battista, ad anticipare il suo arrivo. E in effetti, perché lo ricordiamo che è un viaggio che era stato programmato e poi annullato quasi un mese prima, praticamente sempre per i problemi di salute. Il Papa stava completando un ciclo di terapie. Devo dire che forse col senno di poi è stata una buona intuizione, perché naturalmente le condizioni climatiche, ma anche, cioè, le semplici strade da percorrere assolutamente in jeep, e forse non avrebbero consentito al Papa un viaggio sereno. C'era anche un discorso di una possibile emergenza, ma sappiamo la povertà delle strutture sanitarie lì. E adesso che, come ricordavamo prima, come abbiamo notato tra l'altro, il Papa ha avuto degli evidenti miglioramenti, era il momento di affrontarlo, e la gente lo ha aspettato. Nessuno ha mai detto se verrà il Papa, dicevano tutti quando verrà il Papa, quindi c'era una certezza di fondo. Naturalmente non mi dilungo a parlare di quello che è la realtà di questi due paesi, però che possiamo, una piccola fotografia, assolutamente sì. Però dico, cioè, conosciamo, cioè, immaginiamo la povertà e ancora di più. In particolare a me è rimasto impresso una tappa che purtroppo il Papa per vari motivi non potrà affrontare, che è stata quella di Parolin nel campo profughi di Bentiu, al nord del Sud Sudan. Eravamo io e una collega, Francesca, che abbiamo vissuto questa esperienza. A un certo punto ci siamo guardati, eravamo in lacrime, non sappiamo neanche noi per cosa, perché non voglio essere banale, ma cioè, vedi l'assoluta mancanza di mezzi, di strutture, cioè non esistevano case. Loro chiamavano capitale un villaggio che non aveva neanche l'asfalto per terra. Eppure vedevi questi bambini che ti attorniavano, che hanno accolto il cardinale, che lo chiamavano brother, father, lo tiravano. Anche noi ci avevano regalato una tunica bianca per accoglierci, avevano scambiato anche me per un sacerdote, quindi mi tiravano. Cioè è veramente questa gioia nel nulla di quelli che sono i mezzi che noi pensiamo essenziali per vivere, cioè una gioia che veramente parte da dentro. Io questo, ripeto, se questa è stata l'accoglienza al cardinale, immagino cosa potrà essere per il Papa, anche perché il Sud Sudan veramente ha questa tradizione dell'accoglienza. Mi sono per una settimana avuto nelle orecchie questo urlo, ora un nome specifico che non ricordo, delle donne, questo urlo di gioia, di esultanza, con la lingua, la mano sulla bocca, così, che era un modo per manifestare proprio appunto l'esultanza. E sono loro veramente sono preparati a queste visite, perché non sono naturalmente usuali. E ripeto, nell'assoluta povertà, cioè, perché viaggiare per quelle strade, percorrere naturalmente anche con macchine blindate o del corpo diplomatico. E nella Repubblica Democratica del Congo mi colpiva molto vedere come ci sia una società un po' incattivita, soprattutto da parte dei ragazzi. Molti vedevamo, ci diceva un sacerdote dell'Annunziatura che ci ha accompagnato, molti sono a zonzo anche per 12 ore, cioè escono o trovano lavori di fortuna oppure si affidano al lavoro delle mogli. In effetti vedevi ragazzi in giro fino a qualsiasi ora, da quando siamo arrivati a mezzanotte il primo giorno nel pomeriggio, seduti sul ciglio del marciapiede a guardare, poi tutti affollati in questa strada. In Sud Sudan invece ancora peggio, nel senso che lì proprio queste baraccopoli, questi bambini da soli in giro con le caprette per strade, cioè la fotografia è naturalmente drammatica. A me dicevano: ti verrà il mal d'Africa. Sì, è vero, però mi è venuto anche per tanto tempo, non vorrei essere, ripeto, un po' troppo sentimentale, però sono tornata a casa a dire: vedi quanta roba ci abbiamo, quante cose c'hanno i miei bambini, quante cose ci preoccupiamo e affanniamo di procurarci laddove c'è gente che vive con meno della metà ed è comunque forse anche più felice di noi. Mentre Salvatore parlava, a me veniva in mente il Nord Uganda. Io non sono stata in Sud Sudan, ma sono stata in Nord Uganda al confine col Sud Sudan, la diocesi di Gulu. E anche lì strade sterrate e gli unici aiuti dai missionari congoniani che gestiscono l'ospedale lì di Gulu, la Chor,
e dalla diocesi. E anche io ricordo questi bambini, alcuni che non avevano mai visto persone di colore bianco, e quindi mi attorniavano tutti sorridenti. E sì, è vero, il Mal d'Africa, quando torni, te ne torni anche con un'idea di quante cose in più abbiamo e di come appunto con l'essenziale si possa comunque anche essere felici, perché io ricordo i sorrisi di questi bambini e la serenità soprattutto delle donne, devo dire che sono quelle che più di altri la roccia delle famiglie, sì, quelle società sono rette molto sul lavoro delle donne che lavorano, tengono pulite le capanne, perché io ho visitato delle capanne in questi villaggi di profughi che accoglievano appunto queste famiglie, sì. Ad andare a prendere l'acqua con i bidoni sulla testa, sì. Poi era stato fatto uno sforzo tanto enorme. Papa Francesco è uscito dall'aula, sì. Paolo VI ha terminato la lunga serie di saluti. Era stato fatto uno sforzo enorme anche per la logistica, per organizzare, cioè, abbiamo visto appunto il palco dove il Cardinale Parolin ha celebrato la messa, che era quello appunto preparato per Papa Francesco, e devo dire c'era stato un lavoro pazzesco dietro, sembravano tutte mine vaganti questi ragazzi, anche i bambini molto coinvolti. E veramente abbiamo avuto un assaggio di quello che sarà, io l'ho vissuto, ho avuto la fortuna e il privilegio, grazie anche alla mia testata, insomma, di viverlo proprio direttamente. E ho pensato per tutto il tempo questo, cioè se adesso è così per il Cardinale, figurati, non oso immaginare cosa sarà a gennaio. Papa Francesco, siamo quasi in chiusura, allora magari anche per far ascoltare il discorso, quello più importante, quello alla Curia Romana, chi magari si è collegato con noi solo pochi minuti fa, andiamo a riascoltare un passaggio del discorso di Francesco negli auguri alla Curia Romana. Molte cose sono accadute in quest'ultimo anno. Innanzitutto vogliamo dire grazie al Signore per tutti i benefici che ci ha concesso. Ma tra tutti questi benefici speriamo che ci sia anche la nostra conversione. Essa non è mai un discorso concluso. La cosa peggiore che possa accaderci è pensare di non avere più bisogno di conversione, a livello sia personale sia comunitario. Convertirsi è imparare sempre di più a prendere sul serio il messaggio del Vangelo e tentare di metterlo in pratica nella nostra vita. Non è semplicemente prendere le distanze dal male e mettere in pratica tutto il bene possibile. Questo è convertirsi. Davanti al Vangelo rimaniamo sempre come dei bambini bisognosi di imparare. Presumere di aver imparato tutto ci fa cadere nella superbia spirituale. Quest'anno sono ricorsi i 60 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II. Cos'è stato l'evento del Concilio se non una grande occasione di conversione per tutta la Chiesa? San Giovanni XXIII a questo proposito disse: «Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio». La conversione che il Concilio ci ha donato è stato il tentativo di comprendere meglio il Vangelo, di renderlo attuale, vivo, operante in questo momento storico. Così come più volte era già accaduto nella storia della Chiesa, anche nella nostra epoca, come comunità di credenti, siamo sentiti chiamati a conversione. E questo percorso è tutt'altro che concluso. L'attuale riflessione sulla sinodalità della Chiesa nasce proprio dalla convinzione che il percorso di comprensione del messaggio di Cristo non ha fine e ci provoca continuamente. Ascoltando questo passaggio, Anna Chiara, mi pare di poter dire che conversione e riforma in qualche modo, aggiornamento, comprensione dei segni dei tempi e del Vangelo insieme, dunque comprensione della parola e della volontà di Dio nell'oggi,
siano quasi sinonimi. Sì, una riforma di noi stessi, anche il Concilio Vaticano II, per come lo sta leggendo Papa Francesco, è una conversione costante della Chiesa, quindi del nostro cuore. Riforma è una riforma non formale, non solo della funzionalità pratica anche dei dicasteri, ma è un qualcosa di più profondo che provoca appunto ad un cambiamento anche spirituale di atteggiamento e di visione del mondo, della Chiesa e di se stessi. Qual è il rivedendo adesso queste immagini, qual è il tuo un po', come dire, bilancio di questa giornata, Salvatore? Devo dire che si nota un cambio, è cambiato un po' il taglio del discorso, forse. Ricordavamo proprio all'inizio della puntata come il Papa avesse sempre fatto questi discorsi che banalmente possiamo definire scoppiettanti, no? Pieni anche di titoli giornalistici, le malattie, gli antibiotici, chiacchiericcio e mondanità e via dicendo. E appunto forse mi aspettavo qualche riferimento anche a questo cambiamento strutturale che c'è stato, no? Con la Praedicat Evangelium e in generale anche con tante riforme che sono sopraggiunte in questi anni. Pensavo appunto fosse il discorso della curia riformata, come dicevo all'inizio. Invece il Papa è andato un po' più a scavare nel profondo questo tema ricorrente lungo tutto il discorso della conversione. Come diceva Anna Chiara, è qualcosa che tocca veramente il profondo. L'aveva già detto, cioè ha sempre parlato di conversione e soprattutto nei discorsi alla Curia. Ora, parafrasando, ricordo dei passaggi in cui il Papa diceva proprio questo, cioè che possono cambiare le strutture, ma la prima cosa che deve cambiare è il cuore dell'uomo. Quindi in questo caso c'è stato proprio un richiamo forte, anche visto quella che è l'attualità della Chiesa, dove, come abbiamo detto prima, sono le cronache ci raccontano anche dei casi molto drammatici, quindi e poi soprattutto questa insistenza anche sulla tentazione del potere. Questo mi sembra un altro passaggio importante, perché naturalmente è una cosa in cui scadiamo ognuno di noi, anche nei nostri piccoli ambienti, anche quelli familiari, nei nostri piccoli poteri, e tanto più qualcuno che invece ha responsabilità di alto livello. Sì, questo sottolineare la superbia spirituale che non tocca solo i capi di Castero, la curia romana, ma può toccare ciascuno di noi. Chiunque si senta puro, insomma, come ci ha ammonito Papa Francesco oggi. Ma torniamo ancora al discorso di questa mattina. Cari fratelli e cari sorelle, a tutti noi sarà successo di perdersi come quella pecorella o di allontanarsi da Dio come il figlio minore. A tutti noi. Sono peccati che ci hanno umiliato e proprio per questo, per grazia di Dio, siamo riusciti ad affrontarli a viso scoperto. Ma la grande attenzione che dobbiamo prestare in questo momento della nostra esistenza è dovuta al fatto che formalmente la nostra vita attuale è in casa, tra le mura dell'istituzione al servizio della Santa Sede, nel cuore stesso del corpo ecclesiale. E proprio per questo potremmo cadere nella tentazione di pensare di essere al sicuro, di essere migliori, di non doverci più convertire. Noi siamo più in pericolo di tutti gli altri, perché siamo insidiati dal demonio educato, che non viene facendo rumore, ma portando fiori. Scusatemi, fratelli e sorelle, ma se a volte dico cose che possono suonare dure e forti, non è perché non creda nel valore della dolcezza e della tenerezza, ma che viene riservare le carezze agli affaticati e agli oppressi e trovare il coraggio di affliggere i consolati. Affliggere i consolati, come amava dire il servo di Dio, Don Tonino Bello, perché a volte la loro consolazione è solo l'inganno del demonio e non un dono dello spirito. Infine, un'ultima parola la vorrei riservare al tema della pace. Tra i titoli che il profeta Isaia attribuisce al Messia c'è quello del principe della pace.
ma come in questo momento sentiamo un grande desiderio di pace. Mai. Penso alla martoriata Ucraina, ma anche a tanti conflitti che sono in atto in diverse parti del mondo. La guerra e la violenza sono sempre un fallimento. La religione non deve prestarsi ad alimentare i conflitti. Il Vangelo è sempre Vangelo di pace e in nome di nessun Dio si può dichiarare santa una guerra. Anna Chiara, ripartiamo dalla citazione di Antonino Bello perché è particolarmente arguta. Poi Antonino Bello anche sul linguaggio è stato a volte accostato a Bergoglio per la capacità di creare neologismi, di inventare parole capaci di dire. Ne cito una su tutte, quando diceva che bisogna essere contemplativi, quindi contemplativi e attivi insieme. Qui c'è l'espressione, appunto, invece non di neologismo ma molto efficace, una parafrasi però in fondo, quella di che affliggere, ha a che fare, affliggere i consolati, ecco, perché viene naturale consolare gli afflitti, che è un'opera di misericordia, invece qui è affliggere i consolati. Sì, il Papa è tornato su questo aspetto anche spiegando che non vuole essere duro, non è che non crede nelle parole della dolcezza, anche perché lui parole di misericordia ne ha usate tante. Di tenerezza ha parlato. Però è talmente forte il pericolo di sentirsi al sicuro, di sentirsi in casa, che ci vuole una parola dura per svegliarci, per farci capire che non dobbiamo cedere a quella superbia spirituale di cui si diceva prima. E sì, è un pericolo che ovviamente chi si sente più al sicuro corre il pericolo di irrigidirsi e quindi alla fine di smettere di convertirsi. L'ultimo pensiero salvatore è riferito, l'abbiamo anche risentito qui adesso, al tema della pace, alla speranza di un Natale di tregua, che peraltro è stata anche una proposta che la Santa Sede ha fatto per l'Ucraina attraverso il cardinale segretario di Stato Parolini. Sì, in un recente evento al Palazzo Borromeo, la sede dell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, il cardinale ha tenuto questo discorso, devo dire molto, molto profondo, molto significativo, in cui chiedeva la tregua, tra l'altro proposta subito rilanciata da Andrea Riccardi, che era tra gli ospiti, il fondatore di Sant'Egidio, e mi colpiva che cioè veramente come se la Chiesa stesse facendo quadrato, perché pure ieri sera il cardinale Zuppi alla veglia per la pace sulla tomba di San Nicola a Bari, che proprio ieri sera c'è stato anche lui, l'abbiamo adesso trasmessa in diretta, appunto, sì, io l'ho vista da voi, diceva no ad azioni militari durante il Natale, cioè, quindi c'è questo appello che è un po' tutta la Chiesa, la Santa Sede stanno facendo. È una grande speranza, come anche quella che si possa organizzare una conferenza, una nuova conferenza di Helsinki, quella che frenò la guerra fredda, che magari possa portare a una convivenza pacifica, perché come diceva prima Anna Chiara, non è solo appunto la tregua di Natale il problema, cioè è una pace, ma una pace duratura. E anche tanti ucraini con cui abbiamo parlato durante il viaggio dicevano questo, abbiamo paura che magari possano smettere ora gli spari, i bombardamenti, gli attacchi missilistici, ma poi si ricomincia, cioè bisogna andare alla radice. E come diceva Anna Chiara, abbiamo paura che vi dimentichiate di noi. Grazie davvero Anna Chiara, grazie Salvatore, noi ci salutiamo, lasciamo la linea all'Angelus e al telegiornale, però poi ci rivediamo come sempre, come ogni pomeriggio alle 17:30. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, a più tardi.